problema vandalismo nei parchi si corre ai ripari. Si corre in parte ai ripari perché correre ai ripari in questo caso vorrebbe dire mettere fototrappola, cominciare a perseguire giovanotti, giovinastri e non solo, che continuano purtroppo ad intervenire di notte fondamentalmente per rovinare i nostri parchi, i giochi. E questo è un peccato perché sono luoghi a cui i ternani tengono moltissimo, le famiglie, i bambini, gran parte dei suggerimenti, delle proteste anche sui social riguardano proprio i giochi nei parchi. Questa è una risposta da parte del comune importante, molto importante, perché non è più un intervento a spot in un parco o nell'altro, ma è un intervento organico sulla gran parte dei parchi cittadini. Difatti andiamo ad intervenire praticamente con un importo a base d'asta che era di 100.000 euro, ma che grazie al ribasso sarà di 173.000 euro. Quindi andiamo, come dicevamo, dal bellissimo nuovo percorso fitness al Parco Ciaurro alla riqualificazione di tantissimi parchi, Marzabotto a Cospea, su cui abbiamo avuto numerose richieste, Via Mola di Bernardo e tanti altri ancora. Significativo quello di Via Irma Bandiera, quartiere Matteotti, parco che non era mai stato attrezzato, ma che andremo ad attrezzare e per il quale vogliamo intestarlo a David Raggi e abbiamo già inviato la lettera alla prefettura affinché conceda la deroga infradecennale, visto che purtroppo la morte è avvenuta, diciamo, recentemente. Quindi è un progetto organico di intervento sui parchi. Nel frattempo abbiamo detto un'altra cosa importante, la collega Salvati, e cioè che per quanto riguarda ad esempio il Parco Storico delle Grazie, entro breve dovrebbe essere riaperto perché l'AFOR è impegnata a togliere solo quegli esemplari veramente pericolosi. Li abbiamo ridotti rispetto a quello che era il progetto iniziale. Ci sono dei lecci, ad esempio, che sono completamente tarlati, hanno dei fori enormi, malati da anni, e quelli stanno per crollare, quelli vanno tolti, i pini completamente fuori baricentro, però ne abbiamo salvati con un sopralluogo tecnico insieme all'AFOR e alla comunità montana, per cui spero entro breve di poter, insieme alla collega Salvati, dare questo annuncio di riapertura del Parco Storico delle Grazie. Rimane il problema, come è noto, del parco di Via Rosselli, per il quale c'è il problema delle scorie, però è già stata avviata la pratica in regione per la caratterizzazione delle scorie. Se dovesse essere positiva, come è avvenuto per il parcheggio uffici finanziari, sarà possibile poi provvedere con i fondi del piano periferie alla riqualificazione d'apertura, altrimenti bisognerà provvedere con processi abbastanza più complessi di bonifica e nel qual caso ci vorrà qualche tempo in più sicuramente.